8.888 diviso 7. 1, 2, 6, 8, 5, 7, 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14. Ma lo dice Pam così? Aspetta, aspetta. 8.888 diviso... diviso 7. Diviso 7, aspetta, tu guarda. Aspetta, ci sbagliate. Come sbagliate? Ma non riesci neanche a fare una calcolazione. Aspetta, 7. Diviso 7. Diviso sono i due puntini, Frank. Allora, avevi ridi. Detto? 1, 2, 6, 9, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 14, 28, 57, periodico. Ma come fa? Ma scusa. Claudio, dillo a uno del pubblico. Basta col microfono. Allora, tieni, datemi il microfono. Ti aiuto io. Tu scrivi. Luciana, tu vai alla calcolatrice. Ok. Allora, di un numero, vai. 14.758. 14.000? 14.758. Diviso? Diviso? 9. 9. 1, 6, 3, 9,7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Venuto! Russo! Ma come fa? Ma non, è, non può essere! L'ultimo, facciamo uno... ignorante. Che scuola hai fatto? Odontotecnico. Quindi? Ignorantissimo. Appunto. A proposito, c'ho qui un ponte, mi dà un fastidio. Vabbè, dopo, ne parliamo dopo, scusate. Di un numero. 12.069. 12.069, aspetta, basta, un altro ignorante. Eccoli, lo vede? Diviso? Diviso 3. 3. 4, 0, 2, 3. Bravo, 4023. Ti ha fatto prima della calcolatrice, ragazzi, pazzesco. Ma com'è possibile? E come ci riesci? Esatto, com'è che ci riesci? È successo tutto per caso. È successo? No, racconta, racconta. Era l'estate tra il primo e il secondo superiore ed eravamo in pizzeria, ed eravamo 7 persone. Arrivò il conto ed era di 50 euro precisi. E mio fratello disse che dovevano essere 6 euro e qualche cosa per ciascuno. Io dissi no, è 7,14, 28, 57. 50, controlliamo. E tu cosa hai detto? 7,14, 28, 57, 14, 28, 57, periodico. Ma chissà perché, non capisco. E neanche io ve lo so spiegare. Ma tu li vedi, cosa fai? Vedi? Mi esce il risultato, io l'ho detto ad alta voce. Ma che cosa vedi in testa? Il risultato. Ma come è possibile? La scritta proprio con i numeri? Sì, io l'ho detto ad alta voce. Stupefacente. Ma tu che lavoro fai? Il ragioniere. Eh beh, certo, ci manca ancora. Che domanda stupida. Ma pure saresti un cameriere velocissimo pure. A portare il resto, sì. Questo è un vero talento. E votiamo allora. Ti dico di sì. Per me è sì. Due sì. Allora, io credo che... lui sicuramente questo è un talento, nel senso che nessuno di noi è capace di farlo. Però credo anche un'altra cosa, che questo talento sia esaurito qui. Nel senso che se lui ritornasse per esempio in semifinale, Claudio, dividerebbe ancora dei numeri. Che sì, è vero, è pazzesco. Ma sai quanti numeri ci sono da dividere? No, esatto, per carità. Per esempio, ecco, le moltiplicazioni le sai fare? No. Ma con sta domanda speravo di... E invece no, ti ripeto, mi hai molto impressionato, ma nell'ottica di questa gara a me dispiace da morire, ma io lo faccio per rispettarti e ti dico di no. Mannaggia. Va bene. Francesco. Ti dico... di... sì. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale YouTube oppure visitate il nostro sito internet.